tra i tanti debiti di gratitudine, c'ho anche questo con lui. Sta qui, Icia, aspetti la piroetta di Giude. Sì, caro Dick. E sai chi è che mi fece sentire il primo impulso d'affetto per te? Volli bene da quel momento. Perché t'avevano offeso? Perché riconobbi in te un diseredato della natura? Guarda che io mi ricordavo che qui non era, cioè c'era prima, c'era una musica qui per, oppure non c'era, non lo so, dove ci paseavamo. Allora facciamo così, rimane senza musica un 10 secondi, 15, in maniera che voi vi spegnete, e poi quando inizia la musica, inizia l'azione. Invece di cioè mentre io mi spengo, lei deve andare in luce, sennò tutta la sua battuta la fa al buio. Sì, no, adesso non abbiamo tirato su la luce come doveva. No, comunque anche se la tiravi su non si vedeva, perché lei era qua con me. Oh, oggi è il primo d'ottobre, mi dà retta solo perché l'anno scorso ci siamo sposati oggi. Ah, auguri! Hai capito perché è così quieta? Mi sembrava, No, perché io aspettavo, no? Che tu andassi in luce. Io aspettavo che tu cominciassi a parlare, ma comunque mi stavo per... Che sennò sei al buio. I suoi occhi. Da prima, d'aspetto muto, due ciliegie nere segnate ad un punto luminoso nel mezzo, martoriate nei laboratori di fisiologia. Si potrebbero forse contarsi, risalendo fino allo scorso secolo. Aspetta che vengo lì, guarda. Perché quindi non scendevano. Ne ho messi troppi. Vabbè, ma tu puoi tirarla... Sì, sì, internamente.